Il manifesto per il turismo sostenibile ai tempi del coronavirus, redatto dalla città metropolitana di Napoli, diventa nazionale. L'associazione che raggruppa gli enti responsabili della gestione dei siti UNESCO d'Italia lo ha dichiarato best practice e lo ha indicato come modello da seguire per tutti gli aderenti. Affrontare la cosiddetta fase 2, valorizzando gli itinerari culturali in spazi aperti e meno conosciuti, sebbene di non minor pregio, diventa quindi una linea di indirizzo per tutte le aree insignite del sigillo UNESCO in Italia. Ha avuto successo quindi il testo elaborato dal gruppo di lavoro della città metropolitana, al quale hanno preso parte esponenti del mondo accademico, associazionistico e culturale, oltre che istituzionale, che ha indicato soprattutto un metodo per affrontare la crisi da coronavirus e per trasformarla in opportunità. Un grande successo. Abbiamo cominciato presentandolo un po' in sordina e poi piano piano sta per essere assunto da molti comuni italiani, e comunque oggi abbiamo avuto il presidente dell'associazione Comuni UNESCO che lo farà proprio come buona pratica e quindi come applicabile in tante altre città italiane. È chiaro che il futuro del turismo, il turismo come lo intendiamo noi, che non è quel depredare un territorio o vendere il souvenir, che è sicuramente una parte dell'economia, ma è un turismo culturale, un turismo di identità, un turismo che consente ai popoli di incontrarsi. Noi siamo siti UNESCO. L'UNESCO al loro primo articolo hanno la promozione della pace nel mondo attraverso la diffusione della scienza, delle arti, della cultura. Quel tipo di turismo non può non essere sostenibile. Quindi turismo e sostenibilità o vanno di pari passo o non hanno senso. Quindi voi avete messo in piedi in questa meravigliosa città di Napoli, che ricordo essere l'unica città metropolitana ad aver aderito alla nostra associazione, una best practice reale che incontra quelli che sono gli ideali della nostra associazione e che noi, per quanto ci sarà possibile, diffonderemo in tutti i posti in cui sarà possibile farlo. La cultura come cura, quindi. Il manifesto che si presenta questa mattina è la cultura come cura, va esattamente in questa direzione, cioè quella della tutela del nostro patrimonio alla luce del preservare tutti insieme il suo patrimonio relazionale, economico e sociale. Il convegno, tenutosi nella splendida Sala Vasari del complesso monumentale di Sant'Anna dei Lombardi, ha costituito l'occasione anche per svelare i 50 itinerari culturali sviluppati dalla città metropolitana, da promuovere non solo in questo periodo di pandemia, ma anche successivamente, come ad esempio quello dei parchi nei Campi Flegrei, sul Vesuvio nel capoluogo, il Sentiero degli Dei lungo la penisola sorrentina, la rotta di Enea e il Cammino delle Acque, i siti della Rivoluzione Napoletana, senza dimenticare i borghi storici, i percorsi slow food, e per presentare i dossier delle candidature UNESCO, come quelle dell'Arte del Corallo, delle Residenze Borboniche e, con Padre Salvatore Fratellanza, delle Confraternite. Napoli che quindi torna capitale e guida nei settori del turismo e della cultura a livello nazionale e internazionale. Napoli, devo dire, anche come città metropolitana, è in prima linea con la cultura come cura, e mai come in questo momento c'è bisogno di cura. La cultura dà ossigeno, oltre che dare lavoro, crea le condizioni per una rinascita robusta, e credo che in questo momento Napoli sia la città d'Italia che più è ripartita anche grazie alla cultura.